Franco per il suo intervento. Presidente Pizzo, ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. La ringrazio, Presidente. La discussione che stiamo facendo riguarda un provvedimento che evidentemente è conseguenza di un confronto molto puntuale tra la Giunta regionale e il Governo centrale. Su un rischio di impugnativa della normativa regionale che è stato evidenziato dal Governo e che dopo un confronto appunto tra i due attori ha portato alla definizione dell'articolato che oggi ci viene sottoposto e che per accordo unanime di Giunta regionale e Governo va a sanare i possibili punti critici che avrebbero portato a una non probabile ma certa impugnazione da parte del Governo. Faccio questa premessa per dire che come Aula credo che dobbiamo riconoscere l'esito di questo percorso e per evitare, mi permetto di dire, l'ennesima impugnativa da parte del Governo di provvedimento approvato da quest'Aula, credo che si vada nella giusta direzione con questo provvedimento. Lasciatemi però dire, annunciando quindi il voto favorevole del Partito Democratico, che la questione delle grandi concessioni derivanti da derivazioni idroelettriche è una questione che non può considerarsi conclusa. Da un lato perché la legge approvata in quest'Aula ha bisogno di altri passaggi per far sì che raggiunga un obiettivo, che è un obiettivo credo abbastanza condiviso in quest'Aula, cioè che i territori interessati da queste grandi opere e grandi infrastrutture possano avere quelle risorse che loro spettano e che sono necessarie per da un lato risarcirli del danno che questi impianti, o meglio più che del danno, dell'impatto che questi impianti hanno sul loro territorio e dall'altro poter incrementare delle politiche di sviluppo territoriale che noi tutti sappiamo essere fondamentali per i territori montani, non solo per la Valtellina ma per tutti i territori montani, e questa era una novità interessante che era stata introdotta da questa legge. Detto questo però le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche si inseriscono in un panorama che in questi mesi è in evoluzione. È davanti agli occhi di tutti il problema della crescita esponenziale, ahimè, dei prezzi dell'energia. È davanti agli occhi di tutti anche il fatto che il mercato dell'energia a livello europeo non è un mercato così libero, perché ci sono evidenti tentativi protezionistici da parte di altri paesi, segnatamente la Francia, che impedisce agli altri operatori europei di entrare nel proprio mercato, ma che invece ha degli operatori propri che sono potenzialmente molto aggressivi su altri mercati dell'energia. Perché faccio questo discorso e poi mi fermo perché non è oggetto specifico del voto che dovremmo dare a questo PDL? Perché credo che queste dinamiche e queste novità del mercato dell'energia, che hanno molto a che fare anche con la sovranità energetica, sottolineo l'aggettivo perché sennò sulla sovranità poi chissà dove finiamo, del nostro Paese, meritino degli approfondimenti e credo che anche a livello di governo si stiano facendo dei ragionamenti che devono essere poi messi a sistema anche con le legittime esigenze e richieste dei territori. Non vorrei insomma che questa legge che è stata approvata, è stata l'ultima che avevamo approvato prima del lockdown, sia una legge che rischia di essere un po', non dico superata, ma travolta anche da quelli che sono gli eventi successivi e dalle eventuali scelte del Governo centrale. Quindi dicendo che siamo d'accordo con questo PDL e lo voteremo, voglio dire in quest'Aula che è un tema questo dell'energia
sul quale bisognerà fare altre riflessioni e magari, perché no, prima della fine della legislatura, altre discussioni e provvedimenti in quest'Aula per provare a non perdere questo valore del riconoscimento del contributo che i territori della nostra regione hanno dato e stanno dando a queste tematiche energetiche e inserirli in un contesto molto più ampio che quello nazionale e europeo, e almeno europeo, che ha particolari tensioni. Riguardo invece l'emendamento che ha presentato il consigliere Franco, che io non vedo nei panni dell'eversivo, mi scusi, ma ha detto che non è un emendamento eversivo e in effetti non lo è. Noi ci asterremo, se non qualora verrà messo al voto, perché crediamo che sia quello della possibilità di capire quali operatori possano entrare nel mercato un tema serio. Debbano esserci però delle garanzie anche in ordine alla capacità di gestire questi grandi impianti, queste grandi strutture. E però siamo convinti che non sia questo il veicolo e il momento di discuterne compiutamente, quindi diamo un segnale di attenzione al tema con un voto di astensione, qualora appunto l'emendamento venga mantenuto, e speriamo e crediamo che potremo discutere ulteriormente di queste vicende. Grazie. Grazie Presidente Pizzul. Consigliere Segretario Violi ha chiesto di intervenire.